Sul lago le vele facevano un bianco e compatto poema, ma pari più non gli era il mio respiro. E non era più un lago, ma un attonito specchio di me, una lacuna del cuore. Sono versi di Vittorio Sereni, il poeta che, nato a Luino, si è portato dietro per sempre il senso di questa sua città, stretta fra lago e frontiera. E qui è nato anche Piero Chiara, che ha cominciato a scrivere soltanto a 50 anni, raccontando sempre il rapporto della gente di Luino con la frontiera e col lago. Il lago aveva un'anima per me. Se fossi nato in un paese non di lago, avrei avuto tutta un'altra mentalità. Questa è la Luino come la vedo io. Ha mantenuto molte delle sue caratteristiche antiche, ma innanzitutto ha delle caratteristiche naturali che non verranno mai meno e che sono date dalla corona di colli che circondano la piccola città e dalla magnifica apparizione del lago e dei monti della sponda piemontese, che disegnano una linea severa e allo stesso tempo ridente. Nonostante tutto questo, lei che c'è nato però non vive a Luino. Non vivo a Luino non perché io amo molto questo mio paese, e se ci abitassi lo vedrei troppo da vicino, mi perderebbe un po' il suo fascino. Invece per me, circa una volta alla settimana, quell'arrivare e entrare nel paese, per me è un'emozione che si rinnova ogni volta e che perderei se abitassi a Luino. Come si dice che le donne veramente amate non bisognerebbe sposarle, perché sennò dopo nella vita di ogni giorno perdono il loro fascino. E così è per me Luino, non la devo sposare, devo tenerla come un amante. È un paese molto gradevole e io me ne accorgo anche perché spesso delle scolaresche che hanno adottato i miei libri per ragazzi, ne arriva una domani, credo, chissà con questo tempo, e dalla Toscana, dal Veneto, molte volte per vedere il paese dove si svolgono le storie di questo Pierino al mercato di Luino, e vedo che scoprono Luino come se fosse una città storica, ecco. Abbiamo imbroccato un pessimo giorno. Dobbiamo stare qui. Dobbiamo stare qui per forza. Perché non c'è altro posto. Non c'è altro posto. Volevamo andare a dare un po' di tempo. Dopo lo potete fare. Se non ti amo. D'altra parte è tutto qui, perché la casa mia dove sono nato io, quella lì. È lì? Le scale. Ah sì? Quella lì. Quelle due scale sì, di... Sì, l'albergo delle due scale. Nelle finestre che danno sì, di là. Sulla via dei mercanti, la via dei mercanti è quella. Sì, sì. Dove c'era la pasticceria Formentini? Dove c'era la pasticceria Formentini, il negozio dei sì, ho cambiato i nomi, ma... Sappiamo tutto a memoria. Sì, sì, sì. Bene. Tu cosa vuoi domandarmi? Dunque, la mamma di Pierino, di fronte alle continue marachelle del suo bambino, doveva sempre o pagare o piangere o svenire. Era così anche per la mamma di Piero Chiara? Sì, perché io non ho raccontato altro che le mie storie di ragazzo. Mia madre ha vissuto degli anni nel terrore che io annegassi qui nel lago, perché in questo porto sono annegati due o tre miei compagni. Alla sera si giocava a nasconderci, si correva, vedi là su quel marciapiede che non ha ripari, e ogni tanto uno cadeva dentro e nessuno se ne accorgeva, lo trovava nel giorno dopo. E io ricordo per questa strada che li portavano dentro un lenzuolo che sgocciolava, questi bambini annegati. Bene. Allora,
O prima o poi, i personaggi maschili di Chiara li ritrovi tutti con le carte in mano al tavolo da gioco di un caffè della sua Luino, che contava 5.000 abitanti. Oggi i luinesi sono tre volte tanti, 15.000, e i giocatori sono cresciuti in proporzione. Così, per chi siede oggi ai tavoli da gioco dei caffè, quel che Chiara ha scritto in apertura del Piatto piange resta probabilmente vero e attuale. Nei paesi la vita è sotto la cenere. Allora si gioca e si finisce col fare del gioco un fine, una mania nella quale si stempera la noia dei pomeriggi e delle sere. Non ci si accorge che a due passi fuori dalle finestre c'è il lago e la campagna. Si sta legati ai tavoli a denti stretti. Non si pensa che chi è nato a Luino si è trovato davanti l'acqua del lago e dietro le montagne, quasi a indicare che per uscire dal paese bisogna compiere una traversata o una salita, fare uno sforzo, insomma, senza sapere se ne valga la pena. Il corpo antico della città, che sono le due vie, Giuseppe Ferrari e Felice Cavallotti, la via dove sono nato io, le vecchie vie con i negozi, sono rimaste intatte. E così la casa Zanella, con le due scalee di granito rosa davanti al porto delle barche, ecco, quella parte lì è rimasta intatta ed è quella che mi richiama nelle mie visite più facilmente, perché ritrovo gli aspetti dei luoghi dove ho giocato nell'infanzia, dove ho visto le prime apparizioni umane. Ecco. Oggi Luino è una città media di piccoli traffici, con molte lamentele per la situazione economica che non è molto brillante. Ecco. L'abitante di Luino di oggi direi che è un prodotto umano abbastanza apprezzabile, perché questa mescolanza tra elementi locali antichi e sopravvenuti, meridionali, veneti, ogni sorta di che si può considerare, diciamo, la maggioranza oramai, ha trasformato il volto umano del paese, ma non malamente. Direi che è un paese abbastanza evoluto, abbastanza civile, dove non accadono poi cose straordinarie, sì, tanto che oramai la vita di oggi ci ha abituato a sopportare. È un paese gradevole, direi, nonostante che sono passati tanti anni, che sono sopravvenute persone da fuori che non conoscevano l'ambiente locale, che non potevano fondersi con le ragioni antiche, si sono innestati. Il paese ha dimostrato di avere una forza di trasformazione, anche di quelli venuti da fuori, anche quelli che vengono dal sud o dall'est dell'Italia, dal Veneto, sono diventati luinesi e si sentono luinesi. L'essere luinese dà luogo a una certa fierezza anche. Dunque, secondo lei, io sarei un usurpatore, signorina. Io non mi sono mai appropriato delle terre altrui, non permetto a nessuno di farmi simili accuse. Il prato del Bove è mio! Non è vero, è nostro! Manderò oggi stesso i miei uomini a falciarlo. Cosa? Oggi stesso là ci saranno i miei uomini. E io li caccerò a pedate. Come osa? Il prato del Bove è mio, signorina, è mio, chiaro, mio! Non gridi, per favore! Pronto, Milo.
può gridare di rabbia fin quando le basta la voce a casa sua, ma qui la prego di comportarsi in modo corretto. Il cuore, signorina, se non fosse per questa tremenda atroce palpitazione di cuore, se il sangue non mi battesse alle tempie, parlerei con lei in ben altro modo. Il prato del Bove è mio! È il nostro! Il prato del Bove è mio! È nostro! Qui abbiamo parecchia gente che non è di qui, è un paese di frontiera dove ci sono toscani, ci sono sardi, ci sono napoletani, la zona ha molta gente che non è di qui e volevamo dare la possibilità a tutti di fare del teatro e capire quello che facciamo, perché contrariamente a vari paesi che sono più a sud come l'Aveno eccetera, là ci sono le compagnie dialettali perché il pubblico segue di più il dialetto perché hanno meno immigrati di noi, ecco, diciamo. E noi riusciamo bene così. Dialetto a parte, vi sentite particolarmente ancorati al territorio in cui vivete, in cui lavorate, o l'essere dell'uinese è irrilevante per voi? No. Noi ci sentiamo legati al territorio e anzi, facciamo di tutto per aprire un po' le braccia a quelli che non sono del territorio. Il prato è nostro, punto, basta! No, signore! I rapporti d'ogni giorno tra chi è nato qui e chi ci si è trapiantato sono tuttavia più complicati di come li vedono i teatranti di Maccagno e Piero Chiara. I personaggi di Chiara, poi, coi loro umori e le loro storie, sono talmente legati, oltre che al luogo, al tempo in cui lo scrittore li ha fissati, da risultare qualche volta improbabili, non soltanto a chi viene da fuori, ma anche agli indigeni delle nuove generazioni. Io frequento moltissimo le persone anziane e posso dire che non esattamente, perché lei sa che quando si scrive un libro bisogna un po' arricchirlo, un po' allungarlo, ma effettivamente anche qui a Maccagno sono rimaste qualcuna di quelle figure caratteristiche, ci sono. Bisognerebbe andare qualche volta al circolo qui al pomeriggio quando giocano a carte per vedere effettivamente, sentire delle espressioni colorite e quando raccontano delle loro avventure da giovani c'è molto di quello che dice Piero Chiara, perché proprio adesso purtroppo, come diceva Follino prima, va sparendo, perché con questa immigrazione, questa routine, questo continuare a cambiarsi di persone qui, va sparendo quello che era un po' le radici, ecco, è rimasta nei vecchi. Io che ho qualche anno più di lui, vado volentieri vicino a questi anziani per sentire le loro storie, le loro avventure, e c'è molto di quello che raccontava lui. Non solo, però, perché anche la figura tipica dell'uinese inteso come abitante di frontiera, di confine, esistono ancora dei personaggi, anche non anziani, in cui Piero Chiara è riuscito a descrivere e identificare bene la personalità. Questi personaggi sono personaggi, diciamo, sospettosi, piuttosto chiusi, introversi, che sono tipici delle zone di frontiera, cioè, no? Questo chiaramente è causato da appunto una situazione di contrabbando, tutte queste cose, si sviluppa un certo modo di vivere sulle frontiere, personaggi anche giovani che esistono ancora, possiamo trovare anche nei libri di Piero Chiara. Ecco, però non c'è solo questo, direi che forse proprio l'essere gente di frontiera fa sì che ci sono anche persone col desiderio di scoprire, di conoscere anche altro da quello che c'è qui, e questo forse Piero Chiara non l'ha descritto, cioè effettivamente ci sono persone con molta fantasia, anche intelligenza, e questo nei libri di Piero Chiara viene fuori un po' poco, insomma. Io trovo che questo essere di frontiera non crea solo personaggi chiusi, anche un po' ridicoli, però può essere anche un aspetto positivo, può dare anche personalità più aperte, più tolleranti, proprio perché abituate a stare con persone di diverse provenienze, che vengono da posti con tradizioni completamente diverse, insomma basta fare un giro, si vede anche i caratteri delle persone che si vedono, sono, abbiamo tanti stranieri anche, ci siamo abituati a tanti modi di vedere le cose. Un luinese, leggendo un libro di Piero Chiara che parla di Luino e dei luinesi, si sente rappresentato, si sente in qualche modo, si riconosce là dentro o no? Io qualche volta me lo domando anch'io, e mi domando se un luinese di quelli che sono nati lì 15, 16, 20 anni fa ritrova il paese nei miei libri.
In genere avviene quello che avviene a tutti, cioè che si confronta questa immagine letteraria o anche pittorica, se si tratta di un pittore, con quella attuale, vero? E la sovrapposizione arricchisce l'immagine, in quanto che si vedono in trasparenza, dietro gli aspetti attuali, gli aspetti precedenti, e quindi acquista una maggiore profondità il luogo, ma che si possa riconoscere tale quale è difficile. Se i luoghi di Luino e i modi di vivere della sua gente sono in parte cambiati da quando Piero Chiara era giovane, qualcosa del vecchio modo di sentire è comunque rimasto nei luinesi d'oggi, indigeni e immigrati. Sarà una fissazione, ha scritto Vittorio Sereni tornando al paese dopo anni di assenza, ma il luinese io l'ho sempre visto compreso tra cose eterne e cose umili, al confine tra due diverse realtà, perplesso sul modo di ingranare l'una nell'altra, portato a non lasciar cadere ed esaurire i propri gesti quotidiani, pur di ritrovarli con tutto il loro senso in un altro ordine, in un ritmo che ne rappresenti la destinazione perenne. Sereni è un poeta, uno scrittore di una sensibilità particolare. E entra appunto nella nostra natura, anche quando non scrive propriamente delle nostre zone, anche quando le menziona solamente così con piccole brevi annotazioni nei suoi scritti, nelle sue poesie, diciamo c'è tutta l'essenza della nostra zona, quella pura, quella vera, quella che ci piace, quella che ci interessa e quella che veramente conta. Ecco. Grazie. Arrivederci. In questa vecchia cantina Vittorio Sereni e Piero Chiara si sono incontrati a discorrere della loro Luino seduti davanti a una bottiglia un giorno d'inverno del 1965. Un posto così io non l'avevo mai visto, non c'ero mai stato, l'avevo appena immaginato da piccolo, si può dire, un Luino di osterie, di taverne, di cantine, questo è il cuore del carciofo. Il carciofo è Luino, ma si può dire che è un po' il tuo regno questo, no? Qui siamo a due passi da casa tua, dal posto dove c'era il negozio dei tuoi, e io ci passavo così qualche volta facendo un giro abbastanza insolito, ma e tutta quella gente, forse adesso si può dire, quella di cui parli nei tuoi due libri, diciamo due libri, ne hai fatti di più, ma quelli che contano per noi, no? Per intenderci. Ma per esempio quel Paolino, a me ha tutta l'aria di non essere stato tanto lontano di qui. Paolino era proprio qui intorno e tu certamente l'hai conosciuto come l'ho conosciuto io. È una specie di fantasma della nostra adolescenza che poi è scomparso nella nebbia. Mi ha lasciato questo sogno di un'altra età, di un altro modo di vivere. Quel modo di vivere che era il mio per questa vecchia strada, questa era la cantina del Pietro Ferrari, questa. Ma a te pare che sia molto cambiata rispetto ad allora? Guarda, quando torniamo qui, quando io torno qui, mi pare che niente sia cambiato. Eppure sono passati gli anni. Mi pare che quei fantasmi lì tornino ad aggirarsi qui nei dintorni. Diciamo che forse questo è il posto che non è cambiato. Questa strada anche, soprattutto la strada dove sono nato io proprio. Però basta uscire un pochino di qui che in qualche modo si sente, no? Ma vedi, vedrai che quando particolari, sì, ma quando andremo poi giù dove sei nato tu, vedrai che anche lì non è cambiato un granché. È cambiato forse la periferia, sono cambiate le persone almeno, ecco, ma l'aria, insomma, i luoghi sono tanto vivi che a me danno ancora una carica poetica, come l'hanno data molto più vigorosamente a te. E quindi se questa carica c'è stata e se c'è ancora, se è ancora viva, è segno che qualche cosa è rimasto nell'aria, ecco. Beh, certo, fa impressione, appunto, dopo tanti anni, ogni tanto vedere una faccia dietro la quale qualche cosa traspare di quella faccia stessa che avevamo visto da piccoli. Thank you.
erano gli anni in cui, con grande ritardo, finiva a Luino e forse anche in altri posti, l'Ottocento. Il tempo si era prolungato nelle cose e nelle abitudini, aveva stagnato dentro i cortili e gli orti, portandosi dietro brandelli ancora vivi di 700 e di 600. Le scialbature delle case erano di un bianco antico, indistruttibile, e le finestre sagomate nello stesso stile delle porte. Tutto cambiava così lentamente che a molti riuscì di morire nel 38 o nel 39 senza neppure accorgersi che tutto era ormai in movimento verso un'epoca nuova, priva della pietà del passato e incattivita contro gli stessi segni del tempo. Di fianco alla casa si apriva, vivida di qualche squarcio di sole sulle cimase addolcita in basso dal riflesso, la via dei mercanti. La vecchia via scendeva al porto in 5 o 6 segmenti, vagamente allineati in una stretta prospettiva, dove si confondevano balconi, finestre e ballatoi. Della sua Luino, Piero Chiara ha scritto ancora. Quel paese che ha ormai da tempo titolo di città è sempre là ed è rimasto pressappoco come l'ho trovato nascendo, intatto quasi nel suo nucleo antico, benché in questi ultimi anni abbia avuto, come tutti i paesi e le città, il suo sviluppo periferico e qualche manomissione all'interno. Palazzi di 6 o 7 piani innalzati sopra strade secentesche o case d'altra epoca, terrapieni avanzati nel lago e divenuti pubblici passeggi. Così com'è, rimarrà per un bel po' di anni, e certo per tutti quelli che mi resteranno da vivere. Di tempo in tempo ci andrò, per constatare fino a che punto gli sono rimasto fedele, per rendermi conto che è il paese di tanti altri che neppure conosco, e mio soltanto nell'immagine che me ne sono fatta, che cerco di conservare in me. Mercoledì a Luino c'è mercato. Ogni mercoledì da 500 anni. Un mercato che fino a turno alla Prima Guerra Mondiale è stato la maggiore risorsa economica e la grande occasione sociale del borgo e delle valli vicine. Oggi è essenzialmente un'attrazione per i turisti svizzeri, tedeschi, olandesi, scandinavi, eccetera, che da primavera ad autunno popolano le seconde case e riempiono i campeggi del Lago Maggiore e del Canton Ticino e che arrivano qua perfino in visita guidata coi torpedoni delle agenzie. Ma quando Piero Chiara ha cominciato ad andare a scuola, il mercato di Luino era ancora il momento più intenso di vita, di fatica e insieme di festa di una comunità intera. Era il mondo che arrivava al paese, il mondo esterno che io non potevo conoscere perché vivevo qui, in queste due strade, davanti a questa acqua del porto. E invece al mercoledì arrivavano tutte queste novità. E allora io, la scuola a Luino, facevo vacanza al mercoledì per lasciar liberi
i bambini perché era difficile tenerli in scuola in un giorno simile. E allora ecco che noi andavamo in giro per i banchi a curiosare e anche a far cose qualche volta disdicevoli. Le cose che Piero Chiara faceva ogni mercoledì coi compagni di scuola fra i banchi e sotto gli ombrelloni dei venditori le ha raccontate in un libro per ragazzi, Le avventure di Pierino al mercato di Luino. In tutti gli altri libri per adulti, una ventina tradotti in una quindicina di lingue e venduti a milioni di copie, Chiara ha invece raccontato sempre avventure, reali o immaginate, della gente di Luino e della sua stessa generazione e formazione. Il mio paese, dandomi allo scrivere, divenne lo sfondo di molte delle mie storie. Tutto è accaduto in quel paese perché tutto è accaduto in me. Ma è chiaro che un paese o un territorio usati in tal modo finiscono col diventare emblematici, che è come dire, almeno nell'aspirazione di chi li elabora in tal modo, universali. Negli abitanti e nelle abitanti di Luino d'oggi resta qualcosa, e che cosa, dello spirito che permea i personaggi di Piero Chiara? Forse sì, guardi, una caratteristica del pettegolezzo, per esempio, che è diversa da quella di una città come Varese, che in fondo è un paese Varese, o di altri posti. Una curiosità per la vita altrui, una tendenza a intromettersi negli affari altrui, per sapere, per curiosità, per umana curiosità, è rimasta. Io me ne accorgo. Nell'universo piccolo del paese, il pettegolezzo, se accentua la malizia e l'indiscrezione, attenua in cambio la maldicenza diffamatoria. In paese, tutti sanno tutto di tutti, dei vivi e dei morti, e il pettegolezzo finisce quasi col nobilitarsi in parabola. L'unica benevolenza che i luinesi hanno tra loro, assicura Chiara, è quella di ascoltarsi reciprocamente nei propri racconti e di accettarli per veri. Non pensi all'eroe che ha sorrida. Sorrida, anzi. Sì, pronto, no? Un attimo. A posto. Un attimo. Aspetta un secondo. No, si rilassi, un sorriso normale, naturale, fermo. Un bel sorriso tutti quanti, la sorella che sorride un momentino, ecco così, brava. Ok. Non c'è ancora sciogliato il caffè. Gli altri parenti? Sono i cognati, il cognato, Nino. La Polaroid e il videoregistratore al posto della macchina a soffietto per fissare gli eventi più importanti della vita. La motonave o addirittura l'aliscafo per andare tra le stesse sponde dello stesso lago. Ma il senso e il sentimento dell'esistenza sono cambiati in qualcosa. E in che cosa? Per chi vive qua, una stagione dopo l'altra. Ogni stagione è così diversa dall'altra e insieme così uguale. Siete tutti a posto?
l'estate qui è pieno di stranieri, ecco, le straniere per i ragazzi, insomma, ci sono, c'è questo aspetto gaio dell'estate, il commercio, tutto funziona molto meglio, l'inverno è un po' diverso, insomma, si vede anche, i bar sono vuoti. Oh, insomma, l'inverno è più nostro. È più nostro, ecco, più intimo e più... Non ci rubano niente, ecco, ci rubano praticamente niente. È così. Anche se abbiamo bisogno dell'estate per vivere, l'inverno è più nostro. Certo. Siamo più noi, ci identifichiamo di più, non ci portano via niente, ecco, è così. Il mondo non è mai allegro, ha dei momenti di allegria o di spensieratezza, ma il fondo naturalmente è triste, perché la vita passa, la vita travolge gli uomini, distrugge la loro gioventù, le loro speranze, e quindi lascia un fondo amaro. E questo fondo amaro che c'è anche nei miei libri, che c'è probabilmente anche nella pittura dei luinesi. Non dobbiamo dimenticare che a Luino, oltre ad avere un Bernardino Luini e un Carnovali, che è nato in una frazione di Luino, ha attirato anche dei pittori contemporanei. De Pisis ha passato qualche estate a Luino a dipingere, quando era alla clinica Villa Fiorita, veniva a Luino a dipingere, piaceva il paesaggio, l'ambiente, non so. Poi Gino Moro, che era un ottimo pittore del primo Novecento, e ancora adesso ci sta regolarmente, quasi tutto l'anno, Franco Rognoni, che è uno dei pittori in vista in questi decenni. Ha attirato quindi anche delle figure che facevano parte del mondo dell'arte, ma sul piano nazionale. Quindi è segno che qualche cosa ha, che qualche magnetismo naturale funziona a Luino. E dirò poi che moltissime persone venute a Luino per ragioni di lavoro, funzionari o quando vanno in pensione, rimangono a Luino, non se ne vanno in altri posti più gradevoli, perché trovano che è già una residenza felice Luino. Quel tanto di amarezza, quell'ombra di malinconia che aleggia anche nei miei racconti, nei miei libri, è non propria del luogo, come propria degli uomini in generale. La malinconia del lago, la malinconia dell'inverno e dell'inverno sul lago. Può diventare un luogo comune o farsi poesia, come in questi versi di Vittorio Sereni. Colgo il tuo cuore, se nell'alto silenzio mi commuove un bisbiglio di gente per le strade. Ma la malinconia può anche sciogliersi in un soprassalto di ironia, su se stessi, sui propri ricordi e rimpianti, come in questo racconto di Chiara. Più volte, a Roma o nel meridione, mi sono sentito chiedere se Luino non fosse in Svizzera. E io non ho mai negato del tutto che fosse in Svizzera. Spiegavo che era come se fosse in Svizzera, perché era addosso alla linea di confine. E chi è cresciuto a Luino ha avuto sempre un piede in Svizzera, anche perché a Luino c'è una stazione internazionale, che quindi è anche metà Svizzera. C'erano le case degli svizzeri, la scuola svizzera, gli stabilimenti principali appartenevano agli svizzeri. A Luino poi c'è una parte di confine che corre sulle acque del lago, perché da Luino noi vediamo Brissago, vediamo la fabbrica dei tabacchi di Brissago, vediamo Ronco. Quindi che il lago sia di acque promiscue
italiane e svizzere, che la sponda di là sia in parte svizzera, ci dà questa strana doppia natura e doppia nazionalità. Ho raccontato in una storia che si intitola Ti sento giudista, un episodio di un certo Brovelli, un vecchio cliente del Caffè Clerici, che stava nei giorni di vento, ogni tanto lui non c'è tre giorni di tramontanone, in quei giorni si andava a mettere con le spalle sul molo, voltato con le spalle verso il largo, e di lì però riceveva il vento che veniva dalla Valle Canobina, dalla Valle della Maggia, dalle Alpi svizzere, e distingueva nel vento gli odori, l'odore del caffè, l'odore delle pecore e delle capre nella Valle Canobina, l'odore del tabacco che veniva dalla fabbrica di Brissago. Questo vecchio signore, essendosi accorto della mia curiosità, mi aveva insegnato a raccogliere questi odori, mettendomi con le spalle al vento, lasciando che il vento mi girasse intorno alla testa e si raccogliesse sotto il naso. E io sentivo gli stessi odori che sentiva lui. Naturalmente bisognava stare nel punto giusto, con l'inclinazione del capo esatta, perché, diceva il Brovelli, di odore ce n'è poco, per un naso o due. Ma nell'elenco degli odori provenienti dalla sponda opposta e dalla Svizzera, quegli odori che il Brovelli gli aveva insegnato a carpire, Chiara ce n'aveva saltato uno, proprio quello che invece dà titolo e malizia al racconto scritto. L'odore sottile, il profumo segreto di Giuditta. Un'altra delle attrattive di Luino poteva essere anche nei tempi passati la Casa di Tolleranza, che era eccezionale in un paese così piccolo. Ma l'avevano messa forse anche magari pensando alla clientela svizzera, che non mancava, oltre che al personale militare che in una località di confine, finanza, carabinieri, era numeroso. E quindi Luino era anche un posto di perdizione per gli svizzeri. Attraverso i suoi libri e i suoi racconti si respira un'aria di erotismo, di passione, di amore e di voglia di amore. Sì, intanto tutto quello che io racconto non è che avvenga proprio tutto a Luino. Qualche libro è ambientato lì, la spartizione, così, ma molti racconti sono ambientati altrove, anche in Svizzera, per dire. E allora quella carica lì non è del luogo, ma è dell'autore, vero, il quale ricerca questo aspetto della natura umana, vero, e lo inserisce nella propria opera, perché altrimenti sarebbe muta, sarebbe priva di uno dei fermenti naturali che determinano proprio la convivenza umana. Mi fa la, mi la do, mi la do, si la do. Si mi la fa sul sofà. Mi fa la. Mi la do, se la do, si la do, se la do. Si mi la fa sul sofà. Dai libri di Chiara è stata cavata una mezza dozzina di film. Alcuni li si possono comprare o noleggiare in cassetta anche a Luino. Film che quasi sempre calcano la mano sull'erotico e nei quali quasi mai lo scrittore ritrova, nonostante siano stati girati qui, la propria immagine del paese, della sua gente, del suo lago. Ma lo sai che in certi particolari momenti la tinca mi fa piangere, mi commuove. Fin da ragazzo mi teneriva. Anche le tette, il cuore invece mi fa ridere. Ma mica tanto. Thank you.
Chi vive qui è legato al lago. Quando si va via, si va in vacanza, oppure si va, che si studia via, o si deve lavorare via, e si torna a casa, quel che si sente dire un po' da tutti, ecco, io senza il mio lago non ci sto. È vero, ci si lega a questo lago. E credo che la natura dei nostri posti, la nostra pioggia, sì, il nostro grigio anche, perché in fondo è così, determinano anche molto il carattere delle persone che vivono qui. Io ricordo certi tuoi versi che parlavano di malinconiche barche. Mm-hmm. Sì. Beh, le barche sono sempre un po' malinconiche. Quelle lì, per esempio, soprattutto in questa stagione. Ma a dire la verità, quella volta che io ho usato quell'espressione, avevo in mente una barca precisa della quale tu sai qualche cosa. C'era una barca a vela, tu che te ne intendi molto più di me del lago. Forse saresti capace di dirmi, se la vedessi, come si chiama, voglio dire a che tipo appartiene. C'era scritto ben chiaro sulla prora Malinconic, in dialetto luinese, suppongo. L'hai conosciuta quella barca? Era la barca dell'Aldo Bianchi, il Malinconic. Ah. L'Aldo Bianchi aveva questa barca a due vele con la quale ha scorazzato a lungo il lago, prima di avere quell'altra poi che si chiamava Munchendrin. Dal nome del vento, cosa vuol dire? Che viene dal Monte Ceneri. Ecco, sì, dal Monte Ceneri. Dal Monte Ceneri. Forse ricorderei anche un'altra barca, la grossa, di un mio racconto. Ricordo benissimo quella prosa che non è contenuta per ora in nessuno dei tuoi libri, che mi ha anche molto divertito, dove si parla addirittura della preistoria, sì, delle barche. Sì. Pensa che cos'è oggi AVAV, Associazione Velica Alto Verbano, che addirittura la sigla sembrerebbe di una scuola di velocità, di reattori, sì, o qualcosa di simile. Comunque è già una fase molto avanzata rispetto a quelli che erano tempi di preistoria. Si vedeva per caso una vela da queste parti, due vele. Ma chi era questo Cavalier Tirelli? Il Cavalier Tirelli era uno strano signore, coi baffi bianchi, con gli occhiali d'oro. Non si sa da dove venisse, ed era arrivato qui a Luino in porto con una grande barca a due alberi, tutta brillante di ottoni, sulla quale caricava le ragazze, le belle donne di allora, offriva dei tè. Era uno strano uomo che era poi, chissà, il presidente della Croce Rossa, una cosa così, insomma. E qui ha stupito tutti, ha meravigliato Luino, perché a Luino non si era mai visto un vero panfilo, proprio una barca che incrociava al largo, ovvero, che ha dato la prima idea della navigazione a vela, da cui poi è nato tutto questo risveglio così di barche. E quindi ecco che le barche che ritornavano sul lago a Canoera, che certamente hai visto anche tu e che ti hanno fatto scrivere quei versi della tua poesia La strada di Creva, presto la vela freschissima di maggio ritornerà. Un precursore, allora. Era un precursore, proprio, il precursore, quello che ha dato l'idea della vela, lui che ha fatto sognare di isole favolose, di mondi sconosciuti, libri d'avventure che tornavano qui a realizzarsi in questo piccolo porto. E in fondo si trattava soltanto di Cannero. Si trattava di Cannero, si trattava di questo specchio d'acqua. Vedi sulla spiaggia abbandonata turbinare l'arena, ci travolge la cenere dei giorni. E attorno è l'esteso strazio delle sirene salutanti nei porti per chi resta, nei sogni di pallidi volti feroci, nel rombo dell'acquazzone che flagella le case. Ma torneremo taciti a ogni approdo. Non saremo che un suono di volubili ore noi due, o forse brevi tonfi di remi di malinconiche barche. Morti,
non ci date mai quiete. E forse è vostro il gemito che va tra le foglie nell'ora che s'annuvola il Signore. Sono quasi in sogno a Luino, lungo il muro dei morti. Qua i nostri volti ardevano nell'ombra, nella luce rosa che sulle nove di sera piovevano gli alberi a giugno. Certo, chi muore. Ma questi che vivono, invece, giocano in notturna, sei contro sei, quelli di Porto e delle Verbanesi Nuova Gioventù. Io, da loro distolto, sento l'animazione delle foglie e in questa farsi strada la bufera.